I'm all washed out by the side of the road. Broken bones, Matilda left a note in the road. Un'impressione fortemente voluta da Paolo Masini, che dall'inizio in cui ha visto questo provino immediatamente sostenuto di fronte a tutti gli altri eventi causa. Questo volevo solamente una battuta, perché questa domanda sulla scelta del cast, e in particolare naturalmente di Gianmarco come protagonista, un po' offre l'occasione per dire una cosa che riguarda poi le caratteristiche di tutta la serie. Quindi, come d'altra parte la serie, come ricordava ora il direttore del Noce, è stata scelta dal direttore consapevole che si trattava di una grande innovazione. Però tutta diciamo, l'obiettivo che noi abbiamo avuto nei 3 anni di sviluppo e di scrittura delle sceneggiature e poi di formazione del cast, sempre in accordo con la produzione, tra l'altro, con gli sceneggiatori, è stato proprio quello di fare un prodotto di innovazione, anzi un po' di lettura rispetto agli schemi della televisione generalista, ma rimanendo nell'ambito della televisione non generalista, ma ipergeneralista, qual è il Raiuno. E questo lavorando infatti sempre anche a fianco con Carlei e con i colleghi di Raiuno. Quindi, ecco, la cosa che è importante, può per certi aspetti di confezione, per le caratteristiche dei personaggi, per la quantità e la qualità della scenerazione, di cui tra l'altro va ringraziato in modo particolare la produzione per le risorse che ha impegnato, i registi per la prova che ci hanno messo, e le caratteristiche dei personaggi, le storie, il fatto di non esserci contaminazione, come diceva già anche Iachia, con Melò, con la commedia, quindi essere un prodotto di genere, però è un prodotto di genere studiato per la televisione generalista, questo va sempre tenuto, ne va sempre tenuto conto, ecco, non abbiamo voluto fare nulla, come dire, di stravagante o di strano. E quindi la scelta del cast va anche in questo senso. Gianmarco ha fatto un provino strepitoso su una delle scene per lui più belle di tutta la serie, dove la tomba della collega amica Fabiana ricorda le lettere che si erano scambiati con da amici, con gli obiettivi che ciascuno si proponeva di raggiungere nella vita. Una scena toccante, un provino che lui ha fatto in modo esaltante, ed è stato scelto per questo. E poi è un attore riconosciuto, voglio dire, non è così ricorrente su Rai 1, ma comunque un attore noto che ha un suo grosso seguito. Naturalmente poi non è solo, è il protagonista, ma accanto a Bianca Laccio, Antonio Vescova, cioè ha altri colleghi che sono anche dei volti molto amati dal pubblico, Marco Falaguasta, insomma, attori che sono molto amati dal pubblico di Rai 1. Quindi questo è il senso. Infatti vorrei approfittare per citare una missione che c'è stata nel cast tecnico. Il cast è stato fatto molto bene da Torti e Schiaparelli, che sono una società di casting ottima, e abbiamo qui in sala, che non possono essere più con noi, anche Cosimo Fusco, Giorgio Marchesi, Luca Seta, la giovanissima Marta Gastini che fa l'esordio in questo progetto, e poi insieme con Rai 1 facciamo la prossima miniserie di Terence Hill, di cui lei è coprotagonista, e Fabio Galli, e Domenico Fortunato, e tanti altri attori qui presenti. Ma questo piccolo intervento su Gianmarco, perché Gianmarco, che qui con uno sforzo personale notevole, perché sta facendo sia teatro che un'altra miniserie del Rai 1, e quindi probabilmente non arriverà fino in fondo alla conferenza stampa, però forse in qualche minuto puoi stare. Sì. Quindi non so se vuoi passare la parola a qualcuno. Tra gli altri ricordo anche la partecipazione di Gea Rionello, che è qui. Assolutamente. Dunque, sì, volevo sentire anche gli altri attori e sapere proprio come hanno affrontato il personaggio, cioè se è stato sufficiente che si deve mai documentarsi in modo particolare, ma anche la propria coscienza poi a questo punto, no? Allora, buongiorno a tutti, io nella serie sono interpreto il ruolo di Grazia Micheli, una poliziotta in borghese che, come lei stessa dice in una delle scene della serie, dice è tenuta a far rispettare le regole, ma che allo stesso tempo le regole le pesano perché le piace scegliere in autonomia. Diciamo che questa è una frase abbastanza emblematica del personaggio, perché è proprio così questo personaggio. E La cosa che comunque mi ha impegnata di più nell'affrontare questa serie è stata partire da un dolore e tenere comunque la concentrazione su quello per dare credibilità a una dimensione, che è una dimensione un po' noir, un po' molto profonda di questa serie, che se non fosse stato così, insomma, sarei risultata subito stonata all'interno di un contesto così
narrativo. È una donna che sicuramente una donna tra virgolette moderna che lavora e attraverso appunto l'evolversi della vicenda spesso i suoi sentimenti, le sue passioni verso la sfera appunto privata saranno in netto contrasto con quello che è il suo mestiere. Questa è la grande energia che crea questo personaggio all'interno della storia e che forse rappresenta un po' l'incontro, scontro delle due parti, il bene e il male. E la cosa che più mi ha affascinato di questo progetto, fino al primo giorno in cui me ne parlò il nostro produttore Alessandro Iacchia, è stata non soltanto l'aspetto diciamo del poliziesco in quanto tale, ma soprattutto mettere in risalto quelli che sono gli aspetti umani dei vari personaggi e il fatto anche che non è detto che essere un eroe o un'eroina non significa, essere un eroe o un'eroina non significa non avere dubbi, non avere paura, non mettersi in discussione, anzi, forse il bello, diciamo, la rivoluzione tra virgolette di questa storia è proprio questa, cioè far capire come invece lo stesso Gianmarco, insomma, quelli che sono i buoni poi alla fine si ritrovano a fare delle scelte su contrasti interiori, su insicurezze, su paure, su dubbi. Questo è molto umano ed è molto bello da parte appunto di questo progetto. E io sono felice di averlo fatto. Mariella Fioretti, un piano. Sì, buongiorno a tutti. Anch'io voglio ringraziare tutti qui presenti, Alessandro Iacchia, Del Noce, la RAI, Gianmarco Dognazzi per il suo ottimo lavoro, che voglio sottolineare, perché io ho scoperto un attore straordinario, un attore drammatico, che io, ahimè, ho visto soltanto in ruoli un po' più leggeri e comici, quindi è stato veramente un grande piacere lavorare con Bianca, con tutti i ragazzi, perché è stato un cast molto, devo dire, molto affiorato, molto, molto giovane, tutti molto carini, quindi è stata una bellissima esperienza. Grazie. Io è la seconda volta che interpreto un magistrato, l'ho già fatto nel nome sbagliato, però questo magistrato è un po' diverso, nel senso una donna che si porta dietro un grandissimo peso di una vita non vissuta, di un'infanzia inesistente, perché fu abbandonata in un orfanotrofio dei genitori, quindi diciamo non ha una grande ricchezza del suo passato, e questo credo che nella vita di tutti noi è una cosa fondamentale, è quello che è il nostro passato, la nostra vita. Quindi in lei c'è questo grande male che comunque fa parte della sua vita, sia quella personale che quella professionale. In quella professionale riesce in qualche modo a coprirla con la sua durezza, con la sua aggressività, anche dalle volte, anche senza delle volte fa delle cose che non si possono giustificare, anche con Anastasi, quando cerca con tutte le sue forze mantenere delle regole, però si rende conto che comunque sono più cose umane che cose lavorative dalla parte di Anastasi. Quindi delle volte si mette in competizione con lei il suo bene e il suo male, e quindi è una donna molto, nonostante appare forte e diciamo determinata, è una donna molto fragile, molto confusa. E quindi è stato veramente divertente, interessante interpretare questo personaggio così, così complesso. I'm all washed out by the side of the road. Broken bones, Matilda left a note in the road saying, baby, honey, child, I love you so long, but you deserve much better than me. So watch it burning.